Salve a tutti e benvenuti a un nuovo esercizio del quaderno di tattica. Vediamo ancora questa interessante posizione praticamente tratta da un finale in cui il bianco ha appena dato scacco al re avversario. Il nero quindi sappiamo deve prendere provvedimenti per parare lo scacco. Deve anche fare attenzione perché la donna sta attaccando l'alfiere, quindi scacco più attacco su pezzo. Il nero potrebbe perdere materiale se non sta attento. Decide di lo scacco frapponendo la donna, ok? Tanto la donna è difesa dall'alfiere, quindi eventualmente cambio e il finale potrebbe essere in qualche modo pari, perché ok? Il nero ha la qualità in meno, ma in compenso ha due pedoni in più, quindi materialmente i due giocatori stanno pari. Ok, quindi il bianco però non si arrende, dovete trovare qual è la mossa giusta per dare il colpo di grazia. Ok, quindi mettete pure in pausa il video e ci vediamo dopo. Bene, quindi cominciamo a vedere quali sono gli aspetti tattici di questa posizione, che innanzitutto vi dico subito, è una posizione in cui il bianco può forzare il matto. Non c'è scampo per il nero in poche mosse e la partita si chiude con scacco matto. Ok. I temi tattici da usare in questo esercizio sono l'interferenza, un pezzo bianco andrà a interferire con linee di attacco o di difesa dei pezzi neri, ponendosi nel mezzo, oppure forzerà un pezzo avversario a porsi in modo tale che possa ostruire le linee di difesa o di attacco dell'avversario stesso. Poi possiamo sfruttare l'inchiodatura. Sarebbe l'inabilità di un pezzo di muovere perché sta coprendo uno scacco oppure un attacco su un pezzo più forte. Ad esempio, qui vediamo che la donna nera è inchiodata sul proprio re, quindi non si può muovere in nessuna direzione che non sia quella dell'attacco della donna bianca. Quindi la donna nera si può muovere soltanto su questa diagonale al momento. Infine, la cosa più importante da considerare in questa posizione è che c'è possibilità di dare una specie di matto del corridoio, perché il re nero è abbastanza esposto, e queste due case sono bloccate dal pedone bianco. Quindi è un po' come se fosse effettivamente chiuso nel corridoio. E se un pezzo bianco riuscisce a giungere in ottava traversa, potrebbe chiaramente dare scacco matto, ok. Alla luce di ciò, quindi andiamo un po' a considerare il. Tatticamente effettivamente questa posizione, vediamo un attimo: mosse candidate, quali potrebbero essere. Allora, ad esempio, la prima che viene in mente, chiaramente è cambiare le donne, okay? e poi cercare un qualche controgioco con la torre, ad esempio. Dopo che il bianco cambia, chiaramente scacco e nero dovrà recuperare subito gli alferi. Altrimenti, la partita è persa eh, completamente eh, in svantaggio materiale. E ora, come si fa? A dare il matto del corridoio a bloccare questo re, un'idea potrebbe essere quella di porre la torre in A5, da cui chiaramente si minaccia matto, però il nero fa in tempo a svicolare e da qui ha una casa di fuga che chiaramente non permette al nero al bianco di eh, chiudere la partita. Un'altra alternativa potrebbe essere quella di cercare di attaccare viceversa sulla colonna F, ad esempio donna F2, ok? Si minaccia chiaramente matto ora su eh, F8 perché c'è solo il re a difendere questa casa, però qui facilmente in aeroporto un altro difensore sulla casa F8 e non c'è scampo per il bianco, non ce la fa a dare matto. Altra prova potrebbe essere donna A5 cercando di attaccare questo punto okay, da cui darebbe matto al re avversario però anche in questo caso per prima cosa si può dare scacco dopodiché il re bianco è forzato a muoversi e il nero riesce a dare nuovamente scacco e in ogni caso qualsiasi mossa avesse fatto il re bianco poi la donna nera entra pesantemente in gioco a questo punto il nero può decidere di catturare il pedone g6 in modo da dare questa casa di fuga al proprio re che quindi ha salvezza dall'eventuale scacco. Tra l'altro la nero minaccia anche la torre, quindi il bianco dovrà stare particolarmente attento. Ok, un altro modo di agire potrebbe essere quello eh, di cercare di sfruttare l'inchiodatore di questa alfere. L'alfere al momento non si può muovere perché lascerebbe via libera la donna che sarebbe matto. Quindi un'opportunità potrebbe essere cercare di forzare lo sfondamento sulla colonna, con esempio torre A5. Ma anche in questo caso basta semplicemente giocare al 3B 7 scacco, che okay. blocca immediatamente l'ingresso a questa casa da scacco. Quindi il nero ha la palla in mano. Ora può cambiare le donne, dopodiché non c'è più nessuna minaccia. Viceversa, in caso di donna per A2, similmente si raggiungerebbe lo stesso risultato. Ok, quindi cosa c'è da fare? C'è da sfruttare anche l'interferenza. E quale può essere un'interferenza da sfruttare? Si può sfruttare l'interferenza sulla linea difensiva dall'alfiere sulla donna e viceversa, ok? E in che modo? Giocando torre in B5. Ok, questa oltre a interrompere la linea di attacco e difesa tra Alfiere e Donna sta minacciando anche Matto in questo modo. Ok, quindi vediamo un po'. Sappiamo già che l'Alfiere non può prendere la torre, o almeno lo si intuisce perché abbiamo già visto che c'è da uh, coprire questa linea con il Matto, infatti se l'Alfiere prende la torre segue eh, Donna 8 e ora... Nero può soltanto frapporre pezzi per ritardare l'inevitabile. Quindi l'alfiere non può catturare la torre. Vediamo se viceversa la donna può catturare la torre? No, perché è proprio direttamente inchiodata sul re. Quindi non si può muovere per catturare la torre. La donna quindi questa torre non è catturabile. E come può agire il nero? Perché deve fare sia questa minaccia che la minaccia. Venga catturata la donna, chiaro anche, inoltre, che non si può giocare alfiere B7 e scacco con l'intento di coprire comunque questa casa perché, ad ogni modo, può catturare l'alfiere e poi minaccia sempre lo stesso matto, quindi, eh, quindi il nero non può catturare la donna. Allo stesso modo, chiaramente, la donna non può essere neanche catturata subito, sempre per il solito motivo che non si riesce poi a parare il matto con torre B8. Ok, quindi l'unica possibilità plausibile per il nero pare essere giocare il pedone in D5 ed effettivamente questa eh, permette al nero di bloccare con due pezzi la casa C C8, quindi in caso di scacco il nero potrebbe frapporre ad esempio l'alfiere per bloccare il matto. Però in realtà non è così facile perché ora il bianco può catturare la donna. E dopodiché il nero che fa se riprende la donna c'è il solito matto quindi non può riprendere la donna però eh, allo stesso modo anche se prende la torre c'è sempre matto per il solito motivo Va anche notato che se invece di giocare D5 il nero qui prova a spostare il re proprio per dargli una casa di fuga, in realtà perde immediatamente la donna, dopodiché il matto comunque segue a breve perché ora c'è già questa minaccia di matto, quindi il nero non può perdere tempo a catturare la torre, in ogni caso con due pezzi pesanti il re nero è fritto velocissimamente lo stesso. Ok, quindi per questo esercizio è tutto. Spero abbiate intuito per bene come comportarsi con queste interferenze, inchiodature e matti del corridoio. Ci vediamo quindi al prossimo esercizio. A presto e ciao ciao!